Abbiate pietà, sto registrando in condizioni disumane. Ok? Andiamo. Oh mio Dio, Five Nights at Lore. Oh mio Dio, non ci credo, è uscito il mio gioco di Five Nights at Freddy's. Ovviamente non l'ho fatto io, ma l'ha fatto un ragazzo chiamato LOLTV, che aveva detto che se avessi finito o non nella 50-20 della UCN avrebbe fatto questo fantastico gioco. E beh, oggi siamo qua per provarlo. E zio a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi siamo su Five Nights at Lore, oppure Lorenzist, con la mia bella faccia e soprattutto con lo spray per occhiali. Ma perché è che ci fai tutto il gioco? Raga, ci saranno altre piccole chicche troppo belle. Iniziamo immediatamente il gioco. Però prima di continuare come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a lasciare un mega pollice in su per un prossimo episodio di Five Nights at Lore's, e di seguirmi pure su Instagram. Comunque questo gioco lo potete trovare sotto in descrizione. Ci siamo, new game. Ehi, ciao, ti aspetti un gioco di qualità? Beh, mi dispiace. Ti pagheremo a fine settimana con tipo 5 euro, boh, forse 2. Ma perché? Che brutto! Però c'è lui, il mio spaperocchiali, notte 1, 12 del mattino. Che praticamente è tipo FNAF 1. Però, come me, ecco, come me, boh, posso sparare? Che cosa ci faccio io così? Pronto? Pronto? È acceso sto affare? Funziona? Ma è LOLTV questo! È acceso, ok, è acceso. È LOLTV che okay, parla! Ehi, hey, ciao, come va? Hit the spray. Benvenuto al... Hit the spray. Al... Ho premuto lo spray, però non funziona. Ah, il Lore Spizza, sì, benvenuto. Sì, che figo. Benvenuto al Lore Spizza, io... Come va? No, mi metti la musica in sottofondo! Io so che forse non vuoi ascoltarmi, ok? Se non vuoi ascoltarmi, puoi mutarmi okay, cliccando M sulla tastiera. Ma non lo fare... M? Non lo fare, te, non sei... M? Va a fan bagno. Ok, allora, prima cosa. Spara in te. Eden! Eden! Cantare, che ci fa? Spray per occhiali! Vabbè, questa è la mia fa. Allora, non voglio che si punta. Quindi questo sì, che. Meglio che gli spari in testa e vedrai che si rimetterà a posto, ok? Grazie mille, allora, grazie mille. Adesso ho capito. Mi devo sparare. Ma chi è questo? Vai nella telecamera 1, ecco, vedrai che c'è qualcuno in quella tenda. Marco Togni! Clicca il control shock, ok? Grazie, grazie. Credo, io spero. Spero che riuscirà a mandarlo via. Teoricamente, perché come faccio a chiudere? Hanno sempre fatto così. Poi non come so faccio a chiudere le cose? Quindi quello è probabilmente Eden, sì, Eden, siamo però basta. Da poco tempo. Questo, l'una del mattino. Vari personaggi, ma per questa notte parlo soltanto di questi tre che sono il fantoccio di Fortnite, quel tipo di dov'è? Tenda e qual era il terzo? Ah, sì, c'è giusto, vai nella tipo telecamera. Nella telecamera 4. Se vai nella telecamera 4, telecamera 4. Non puoi immaginare la mascotte principale. Ah, per vincere devo spararci. Sembrerebbe strano, ma quel poster potrebbe diventare bianco. Se diventa bianco vuol dire che Lauren si sta uscito dal poster. Vuol dire che... Io... Sei morto, Nappo. Va bene, ok, ho capito come funziona questa notte. Prima notte sono morto, grandissimo, grazie. Allora, clicchiamo M per mutarlo. Via, mutati. Allora, abbiamo due animatronics, anzi no, tre animatronics che ci attaccano. Questo qua sarebbe il tipo di Fortnite che si deve tipo sparare. E basta, finisce. Ah! Poi ci sono io che spunto qua, e quando questo diventa bianco significa che è uscito, quindi devo spararlo. Poi c'è Marco Togni, il mio Marco. Marco, che ci fai là col sushi in bocca? Perché? C'è Eden, che non capisco perché c'è Eden. Eden, ma che ci fai tu là dentro? Ciao Fire Mario. Ciao Foxy, rimani là. A parte gli scherzi, secondo me quello più pericoloso è Marco Togni. Te lo dico io, quello più pericoloso è Marco Togni. Lo spaperocchiali qua è tranquillo, quindi Marco resta là. Marco Togni, stavo... Ho bisogno, siccome non le faccio letto, utilizzo la carta igienica.
LOL TV, io devo scommettere una cosa. Scommetto che tu, siccome non riuscivo a fare il meccanismo di apri e chiudi la porta, hai deciso di mettere completamente a caso una pistola di Doom, così a caso. Grazie, veramente un genio. 2 del mattino, ma quanto dura la notte? In teoria dovrebbe durare la sera. Ciao, Marco Togni. Ok, non c'è Marco Togni. Ah, Eden. Eden è il più brutto di tutti. Eden è il più brutto personaggio di tutti. Vabbè, resta là. Marco Togni fa assai paura. Fa troppa paura. 2 del mattino. My day at the new Freddy Fazbear's Pizzeria. Che bello. Ma se volessi cliccare qua. Mannaggia. Cioè non pensavo che se mi cliccassi il naso suonasse. Cioè fa buoni paura. Perché? Allora, mi sembra tutto troppo tranquillo. Le telecamere sono poche. Incredibile che ancora non sono le 3 del mattino. Ah, 3 del mattino, Marco Togni, ciao. Ma il Memmedesimo quando attacca Memmedesimo? Che poi non è neanche il vero Spray. Questo è il cugino dello Spaperocchiali. Lo sapete perché è il cugino dello Spaperocchiali? È il cugino dello Spaperocchiali. Basta. È il cugino. Vabbè. È il cugino tedesco dello Spaperocchiali. Ma finisce. Quanto ti so. Sto iniziando ad odiare la mia outro. Ti prego, cugino dello spray tedesco. Pappagno, morici. Ah, Eden. Meno male che ci sei tu ogni volta. Se mi vuoi rilassare, ragazzi, devo guardare Eden. Che bello. A parte gli scherzi, a parte gli scherzi. Hit the spray, ma se io voglio hittare lo spray non fa nessun rumore. Porca di quella miseria, non fa nessun rumore. Guarda, lo hitto lo spray, lo hitto. Non fa rumore, ma questo è Doremi. Che ci fa Doremi nel mio gioco? Perché c'è Doremi? 5 del mattino, ragazzi, la prima notte è già finita. Ti prego, dimmi di sì. Dimmi che la prima notte è finita. Dai, che il cucino tedesco dello spray per Cali vuole ammazzarmi. Sto per morire per colpa di me stesso. Ma perché devo morire per delle cavolate? Ma tu chi sei poi? Grazie. 6 del mattino. Unbeatable. Sono imbattibile. Non so commentare sta roba, giuro. LOL TV, dimmi. Dai forza, alza sta cornetta. Voglio sapere che mi dici. Dai, parla. Hey. Sì, sei ciao. Sono vivo, sì, no, certo. No, scusa, cioè, volevo dire. Sì, insomma, volevo dire. Wow, sei ancora vivo. Sì. Grazie! Ma lo sapevo che ce l'avresti fatta, sì. Perché io sono il Ninja di Fra. Ci sono gli stessi personaggi che hai visto anche la sera prima. Sì. Quindi è tutto normale. Ok. E si è aggiunto. Allora, probabilmente avrai visto che in una delle telecamere c'è una specie di spray per gli occhiali. Una cioè, del genere, ecco. Il tedesco! Il cugino tedesco! Ah, e ricorda, lui si può anche teletrasportare. Quindi. No! Te sparagli e sei a posto, credo. Il cugino tedesco dello Spaperocchiali, maledizione. Oggi mi attaccherà all'una del mattino. No, non ci credo. Adesso il cugino tedesco dello Spaperocchiali mi vorrà ammazzare a tutti i costi. Io devo stare attento a lui. Va bene, quindi devo stare attento a lui. Ma io voglio Doremi. Ma Doremi, quando clicco il naso, non fa nulla. Uffa, Doremi fa schifo. Comunque sia, un attimo, mentre vado a controllare lo Spaperocchiali. Secondo me Marco Togni però. No, Memmedesimo, non mi attacca per favore. 2 del mattino. O sono io che sono diventato più bravo, o questa notte va dannatamente più veloce. Vero Spray? Ma lo Spray ancora non si è mosso. Spray! Lo Spray si è mosso. Marco Togni pure si è mosso. 3 del mattino. Secondo voi ce la faccio a resistere contro questi animatronics bruttissimi? Ma soprattutto contro Marco Togni, che secondo me è l'animatronics più brutto insieme ad Eden. No, che dico, Eden fa rilassare. Che bello. Non manca molto, non manca molto. Anzi, sono a posto. Ok, posso farcela. Ma dico io, ogni notte che passa gli animatronics dovrebbero diventare più pericolosi. Invece qua sono sempre gli stessi. Attaccano una volta ogni morte di papa. Che ho fatto? Perché mi sono sparato? Forza, che faccio la danza della vittoria. Danza della vittoria. Volevo fare la danza della vittoria, buon uomo.
un uomo, voglio fare la danza della vittoria. Basta! Voglio fare la danza della vittoria. Ma se faccio tipo Alt F4, ho chiuso il gioco. Ma perdo tutti i dati di salvataggio? Vediamo. Continua. Pocketi pocketi wocketi wack, abra cabra dabra dad, se ciascun si stringerà, il buon statuto si troverà. Vabbè, io la danza della vittoria lo faccio lo stesso. Lord TV, siccome le mie energie sono finite perché sto un pochino malino, e io direi che il video di oggi lo posso anche terminare qua. Ok ragazzi, io il video di oggi lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto questo gioco. Diciamo, è una roba assurda. E niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un mega pollice in su per un prossimo episodio di Five Nights at Lores. E seguitemi pure su Instagram. Un saluto dal vostro spray per occhiali, dalla carta igienica che mi aiuta nei momenti più brutti. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao!